The FG, FG, the base game, headshot, bitch, boom. One shot, one kill. Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand. Oggi sono da solo perché vi devo parlare. Ieri è uscito un video, quello del gimbal della GoPro, questo, per farvi vedere, giusto per capirci, questo qua. E ho letto dei commenti che sinceramente non mi sono piaciuti molto, però mi sento in dovere di spiegarvi che cosa sta succedendo al canale. Perché non portiamo più Minecraft? Perché non portiamo più Clash Royale? Castle Crash? Non lo so, Castle Crash mi ha portato comunque fino a poco tempo fa. In ogni caso, perché soprattutto Minecraft e Clash Royale? La verità è che ci siamo stufati, ragazzi. Non abbiamo più voglia di fare quei giochi. Clash Royale ci ha stufato, Minecraft ci ha stufato. Abbiamo visto praticamente qualsiasi mod e non saprei nemmeno che cosa fare. Cioè, questa è la verità. Che cosa faccio? Le mod che ho portato insieme a Rinnegan sono mod, avete visto, vi ricordate, molto esplorative, mostri nuovi, bla bla bla. Non mod tecniche, non ci annoia, non siamo capaci. E abbiamo visto praticamente ogni genere di mod, quindi ci riesce difficile proprio trovare qualcos'altro da fare su Minecraft simile a quello che abbiamo già portato, che sia una cosa che vi intrattiene, ecco. Sono giochi che durano un annetto, poi basta, cioè devo trovare altri giochi. Sto provando Call of Duty, ho riscoperto Call of Duty World at War 2 e posso dirvi che mi piace, quindi probabilmente porterò quel genere di gioco, perché la verità è che io sto avviando un'altra attività, che è quella di videomaking, ok? Per adesso faccio video per eventi, matrimoni, battesimi, eccetera, eccetera. Mi è nata questa passione, è già da un po' che ce l'ho. Però sai, con YouTube, cose del genere, riesce difficile fare entrambe le cose. Perché poi, portare due video al giorno di YouTube, sia Minecraft e Clash Royale, che siano altri giochi, portare due video al giorno implica occuparsi praticamente tutto il giorno di YouTube, quindi fare un altro lavoro diventa più difficile, perché poi quando tu vai a filmare una coppia che si sposa e questi vogliono il video, cioè giustamente ti dicono: oh, dov'è il video? Scusa, sto giocando a Minecraft, non posso dartelo. Cioè, potremmo sì, portarne uno al giorno, però sinceramente non so neanche cosa fare, ragazzi. Cioè, cercate di capire. Dopo un po', sarebbe un'altra età, si cresce, la verità è questa, e trovi più interessante altre cose, c'è poco da fare. Minecraft, oddio, non che io in un mese sia diventato uno che non gli piace Minecraft, però ho cominciato ad interessarmi ad altre cose. Io sono fatto così, ragazzi, quando comincio ad appassionarmi ad una cosa, voglio farla a tempo pieno, lo so, a volte è sbagliato, però con YouTube riesco a farlo. Perché? Perché facendo questo lavoro ho imparato certe tecniche di ripresa, eccetera eccetera, ho conosciuto nuovi strumenti come il gimbal, tipo questo, tipo quello che ho fatto l'altra volta. Adesso ne ho un altro qui, guardate, me ne è arrivato un altro, va che roba, con la scatola e tutto, e che ve lo farò vedere tra l'altro in un video. E non potete lamentarvi, perché cioè dovreste anche apprezzare il fatto che io cerco di trasmettervi una passione che è mia, ok? E che io ho questa passione, cerco di trasmettervela, o comunque che vi spiego magari come fare determinate riprese, che vi faccio vedere i gimbal, perché un gimbal come questo costa può costare dai 500 ai 1000 euro. Quindi nel momento in cui voi vi appassionate, decidete di fare una spesa, magari dite: oh, perché non guardo Taylor, che ha già provato e sicuramente ci fa vedere come funziona e tutto, perché si sa, l'azienda che lo vende te lo propone in un modo. Io, è vero, collaboro con loro, ma vi do sempre la mia sincera opinione su quello che sto provando. E lo provo, vi faccio vedere che lo provo, cioè non vi nascondo nulla, è provare il prodotto e poi, se siete interessati, lo acquistate o meno. Farò anche riguardo appunto dei video di matrimoni e cose del genere, ne ho già fatti qualcuno. Ovviamente non posso farvi vedere nulla di quello che ho fatto, perché per la privacy non posso pubblicare nulla. Però il mio progetto è anche questo: chiedere alle persone
che, a cui consegnerò il video, se vogliono ovviamente faccio vedere qualche ripresa, okay, che ho fatto, giusto per farvi capire che genere di lavoro vado a fare, ed è un modo poi anche mio per sponsorizzarmi e magari trovare ancora più persone che vogliono me a filmare il matrimonio, cose del genere. Ho fatto anche qualche video per azienda, però è difficile, ripeto, fare entrambe le cose. Mi dispiace che voi non capite che la passione che noi ci mettiamo, perché anche lì alla fine mi dà una mano, e se tutto va bene, perché no, potrebbe essere il mio socio in affari anche su quel lato. Mi dispiace che voi non capite la passione che ha una persona. Cioè, voi volete solo una cosa, i video di Minecraft. Cioè, basta, Minecraft lo potete trovare ovunque. Io vi sto anche portando qualcosa che su YouTube non c'è. Cioè, nessuno, o almeno c'è poco. Quanti canali conoscete, grossi, insomma, con tanti iscritti, che vi portano queste cose qua, anche che sono video di qualità, perché quando tu fai riprese così, io uso il color correction, cioè cerco di fare le cose meglio possibile, e poi sotto il commento che mi capita spesso non è: oh, che bel video, oh, è diverso dal solito, può non interessarmi il gimbal ma il video è carino. No, il commento principale che voi mettete è: ma dov'è Minecraft? Ma dov'è Clash Royale? Oh, che palle, ragazzi, cioè al 99% non porteremo più Minecraft. Clash Royale molto sporadicamente, se c'è qualcosa che devo farvi vedere, magari un aggiornamento che mi fa ritornare la voglia di giocare a quel gioco, e magari porteremo qualche altro diverso. Poi io, ragazzi, YouTube ultimamente è veramente uno schifo. Ad esempio, il video che ho fatto, quello della realtà aumentata, che ho fatto con l'iPhone 7, quello del gioco degli zombie che io mi muovevo e sparavo, alla fine che cazzo ho fatto? Lì sono chiuso in questa stanza che gioco con Rinan e Amifilma, che gioca un'applicazione per telefono, tra l'altro appena uscita nuova, quindi una novità, realtà aumentata, eccetera. Ecco, per YouTube quel video lì ha restrizioni, evidentemente hanno visto questo algoritmo supersonico molto intelligente, ha visto qualcosa che non andava bene, ha detto: ok, io te lo lascio, ma non ci metto pubblicità. Quindi quel video, ve lo dico chiaramente, vale 40 centesimi di euro. Continuo e faccio queste cose, mi piace farle. Non dico che non gioco ai videogame, perché io gioco ancora, gioco a Call of Duty, gioco a League of Legends, però so già che portare Call of Duty e League of Legends non porterà mai lo stesso numero di visualizzazioni che mi ha portato fino ad ora Minecraft o Clash Royale. Però ragazzi, io sono sincero con voi, io non riesco a farle le challenge, a parte il prova a non ridere challenge, perché io rido e mi fa ridere e mi diverto a farlo, però ci sono tipo il prova il gusto challenge, che cazzo c'è poi, il non lo so, prova il microfono challenge, ci sono di quelle challenge che sinceramente non so neanche come si inventano il nome. Io, ragazzi, non riesco a fare quelle cose. E nemmeno Rinnegan. Non riusciamo a seguire le tendenze. Non segui le tendenze su YouTube, pian piano finisci, perdi iscritti, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, io vi dico la verità: quelli che guarderanno questo video, cercate di capire. Non lo faccio con cattiveria, e neanche Rinnegan. Siamo semplicemente stufi e ci stiamo interessando ad altro. Non riusciamo a seguire le tendenze perché, mi dispiace, non riusciamo. Non riesco a essere come, non so, i me contro te o Lion che finge molto nei video. Io non ce la faccio, io cerco sempre di essere me stesso, e questo purtroppo su YouTube non paga. Questa è la verità: per avere successo su YouTube devi essere falso, non devi essere te stesso nei video, e devi seguire molto le tendenze. Anche se la tendenza su YouTube è smutandati challenge, tu devi farla. Basta, ragazzi, non so altro, spero che voi capiate tutto questo. Quindi volevo assolutamente dirvi questa cosa, non so neanche se dirvela, perché poi sicuramente nei commenti chissà cosa viene fuori, spero di non beccarmi altri insulti, ma perché non penso neanche a demeritarmeli sinceramente. E quindi niente, spero tanto di avervi chiarito le idee, e sicuramente continuerete a vedere video
di attrezzatura per fare videomaking, perché mi piace e voglio continuare a farlo, e insieme metteremo anche video di giochi, cose varie, continueremo comunque su questa strada. Ciao a tutti e al prossimo gimbal.